salario minimo è un tema anche europeo. Il sindacato, in particolare in Italia, si è schierato contro questo provvedimento legislativo che di fatto toglierebbe il ruolo alla contrattazione collettiva. Cosa dice il sindacato europeo rispetto a questo tema? Il sindacato europeo dice che bisogna discutere ovviamente di salari minimi, ma bisogna stare molto attenti a non entrare in una discussione fuorviante, perché anche tutte le proposte che si stanno portando avanti, insomma, a livello europeo, la Germania, la Francia, la stessa Commissione europea hanno, diciamo, lanciato questa idea di costruire un salario minimo europeo. In realtà è uno slogan che non corrisponde alla realtà delle proposte che si stanno facendo, perché in realtà l'unica cosa di cui si sta veramente discutendo è vedere se si possono, diciamo, adottare degli standard di convergenza comuni per i paesi che hanno il salario minimo legale, che significa che in ogni paese i salari minimi dovrebbero tentare di arrivare il più vicino possibile al 60% del salario medio di ciascun paese. Ma questo, ripeto, è un problema che riguarda i paesi che hanno il salario minimo legale. Noi stiamo discutendo già adesso con i funzionari della Commissione europea, quindi nell'attesa che il nuovo commissario europeo venga nominato, per verificare la possibilità di costruire un percorso, diciamo, verso una direttiva europea che possa al tempo stesso fissare degli standard di convergenza per i salari minimi, ma anche delle misure di rafforzamento della contrattazione collettiva nazionale nei vari paesi. Perché la vera emergenza in Europa in questo momento non è il salario minimo, la vera emergenza in Europa è che soltanto in un terzo dei paesi abbiamo ancora la contrattazione collettiva nazionale, e quindi dobbiamo fare in modo che si riesca ad estendere la contrattazione collettiva nei paesi che non ce l'hanno, oppure e anche al tempo stesso che si riesca a ricostruire sistemi di contrattazione collettiva efficienti in quei paesi che, a causa della crisi, dell'austerità, della troica e così via, hanno visto completamente smantellati i loro sistemi di contrattazione. Quindi in realtà, al di là degli slogan, la discussione è una discussione molto costruttiva che tiene insieme il tema del salario minimo con il tema della contrattazione, e su questo noi speriamo che già da settembre, una volta che si saprà chi sarà il nuovo commissario per l'occupazione, quindi inizieranno le audizioni in Parlamento e così via, si potrà già cominciare a discutere di una possibile direttiva quadro, che tra l'altro potrebbe aiutare moltissimo anche l'Italia, perché alcuni dei temi della direttiva quadro sono come misurare la rappresentatività delle parti sociali, come estendere erga omnes i contratti collettivi nazionali, come estendere la copertura dei contratti collettivi nazionali ai lavoratori atipici. Cioè, ci sono dei temi molto concreti al momento in discussione a livello europeo che potrebbero aiutare moltissimo anche la discussione nazionale in Italia, cercando di evitare questa contrapposizione molto ideologica tra chi vuole il salario minimo e chi vuole il contratto nazionale. Ecco, temi sui quali anche la CISL sta riflettendo nel corso di questa conferenza organizzativa nazionale, dove si rilancia il sindacato dalle periferie, quindi un rilanciato ruolo di prossimità in linea anche con la riforma del modello contrattuale che vuole proprio uno slancio del livello decentrato. Certo, questa idea delle periferie è un'idea molto brillante, perché interpreta esattamente il disagio che i lavoratori italiani ma anche europei stanno vivendo in questo momento. Noi abbiamo fatto, insieme a molti affiliati nei vari paesi che hanno votato recentemente in elezioni nazionali, una specie di sondaggio per cercare di capire come votano i lavoratori, e quello che viene fuori è che circa un terzo dei nostri iscritti, quindi non lavoratori comuni ma i nostri iscritti, votano per i partiti sovranisti in quasi tutti i paesi europei. Questo significa che Non significa che improvvisamente i lavoratori iscritti al sindacato sono diventati razzisti o anti-immigrati, eccetera. Questa è solo la superficie del problema. Significa che c'è un grave disagio sociale, che queste periferie esistenziali di cui giustamente parla anche la conferenza della CISL sono un problema reale. La crisi, l'austerità, la globalizzazione, no? Il commercio internazionale, questi processi, il cambiamento climatico, la digitalizzazione hanno portato degli effetti devastanti sui mercati del lavoro del nostro continente, e non c'è stata la capacità, diciamo, di evitare che un terzo del mercato del lavoro rimanesse escluso, e quindi la necessità di ritornare a connettersi con coloro che sono esclusi, con coloro che sono fuori, diciamo, dai sistemi di copertura, di protezione, dai diritti, da un salario decente, dalla contrattazione collettiva, è un tema centrale. In questo senso il contratto collettivo può essere veramente uno strumento eccezionale, diciamo, per ricostruire quel contratto sociale di cui stiamo parlando ormai sempre di più a livello europeo e anche a livello globale, e ovviamente bisogna poi vedere quali sono i livelli e le articolazioni che la contrattazione collettiva deve riuscire a coprire in maniera tale che tutti quanti possano essere raggiunti. C'è il tema, appunto, come dicevo, dell'estensione del contratto collettivo nazionale a quelle categorie di lavoratori che non hanno la contrattazione collettiva, ma c'è anche il problema di come si fa
a raggiungere i lavoratori dove lavorano, che può essere l'impresa nel caso delle grandi imprese, ma può essere soprattutto anche il territorio e i gruppi di imprese nei casi invece in cui i lavoratori appunto sono impegnati nelle piccole e medie imprese. Tra l'altro le piccole e medie imprese rappresentano più del 95% dell'economia e della forza lavoro del nostro paese e anche della stragrande maggioranza degli altri paesi europei. Se non si affronta il tema di come si fa a raggiungere i lavoratori delle piccole imprese e anche aiutare le stesse piccole imprese, diciamo, ad essere più competitive, sarà molto difficile, diciamo, riuscire a ricostruire appunto questa coesione sociale che è stata profondamente danneggiata.